Amici di motorsport.com, ciao a tutti, siamo a un altro appuntamento di video intervista e questa volta con un personaggio molto molto prestigioso. Sto parlando di Giampaolo Dallara che ha accettato il nostro invito. Ciao Giampaolo, intanto grazie di essere con noi, grazie per essere disponibile a raccontare la tua storia di grande personaggio dell'automobilismo. Storia che nasce quando? Storia che nasce nel dicembre 1959, è lontano, quando mi sono laureato al Politecnico di Milano e Ferrari ha chiesto un mio professore, mai uno giovane che possa venire a lavorare da noi. Ecco, ma tu eri orientato all'aeronautica. Sì, ma ero orientato all'aeronautica per caso, avevo fatto il biennio di ingegneria a Parma. A Parma non c'era il corso di disegno industriale, non mi hanno preso meccanica, mi hanno preso invece aeronautica con un corso di disegno integrativo al sabato pomeriggio. E quindi i casi della vita, insomma, le sliding door, tutto per circostanze particolari finisci in un posto. Se avessi fatto meccanica non sarei arrivato probabilmente in Ferrari. Ferrari faceva in quel tempo delle prove in galleria Vento Scala del Politecnico di Milano. E allora ho chiesto un professore, ma avete uno giovane? Io ero giovanissimo, dovevo ancora finire. Ovviamente a Ferrari ci si va a piedi. È stato bellissimo, un inizio che tu potevi immaginare potesse partire proprio da Maranello? No, perché ero addirittura già in contatto con Aermacchi, perché poi dopo finisci in un certo mondo, conosci certe persone, ti piace anche quello che studi, però come è arrivato il nome di Ferrari, tutto il resto è passato in seconda fila, ovviamente. Ferrari era... E la Ferrari erano e sono tuttora un mito, sono per tutti, insomma, per chi è appassionato di questo mondo, rappresentano il massimo. Qual è stato il primo approccio con l'ingegnere? Ma sono andato a parlare proprio con lui, mi ha ricevuto lui e ovviamente il primo approccio è che rimani scioccato, impressionato, ammutolito, perché parli con un gigante e quindi sai, poi non è come adesso che c'è comunque qualche forma indiretta di confidenza, hai già visto direttamente le persone con le quali parlerai perché ci sono i media, perché ci sono c'è la televisione. Allora Ferrari, chi lo vedeva Ferrari? Vedevi qualche fotografia e invece lì ti trovi davanti Enzo Ferrari che era l'automobile da competizione, quella che combatteva e vinceva, quella che sfidava i tedeschi. Tu entri in una Ferrari giovanissimo e che succede? Succede che ho l'occasione di lavorare con Carlo Chiti, che era il direttore della progettazione, che era stato assistente del corso di motori al Politecnico di Milano, è arrivato forse attraverso di lui anche quest'anno. Questo mio arrivo. E c'erano in un ufficio tecnico dove magari in una dozzina di persone progettavano tutto delle vetture da competizione, ma tutte le vetture da competizione, motore, cambio, e carrozzeria e telaio. Ma le vetture che facevano le gare in salita con le barchette, le vetture delle Formula 2, le vetture che vincevano e correvano nelle grandi gare di durata, le vetture che correvano in Formula 1, proprio mentre adesso ci saranno l'equivalente di qualche centinaio di persone, perché adesso si lavora molto più nei dettagli, si definiscono tutti i particolari. Allora la vettura era un prodotto corale, insomma, si dice viene fatto in opera. Ecco, tante cose che adesso disegniamo in ufficio progettazione, tutte le installazioni erano definite da capomeccanici con delle esperienze incredibili che fissavano i tubi, facevano i tubi, li piegavano, li montavano, andavano a salire il raccordo giusto. Insomma, era un'opera, un'attività corale. Quindi ha un aspetto di razionalità dei meccanici che davano un valore a quello che era la collocazione dei singoli particolari, si aggiungeva poi la creatività del progettista. Sì, e poi che in un mondo dove i motori avevano 6 cilindri, 8 cilindri, il 12, il 12 piatto, veramente era il mondo della creatività. Con Bizzarrini, che era collaudatore, ma si sbizzarriva pure, aveva fatto certe forme di carrozzeria estrema, quella sorta di berlinetta, quel furgoncino che comunque andava a porta e che ha ispirato tante soluzioni.
c'era veramente di tutto. In un mondo che fa sorridere oggi, io ricordo una volta che una vettura, una credo che fosse una GTO, era finita tardi, mi ricordo era andata a vedere a Modena, nell'officina di Modena, la preparazione delle macchine, e le macchine erano già partite, si è messo un giornale davanti alla maglietta e poi è partito nella mezzanotte, è andato dritto con la macchina che avrebbe corso da Modena a Le Mans. Quindi il rodaggio della macchina l'ha fatta il pilota che poi avrebbe corso per andare da Modena a Le Mans, altro mondo, dove c'era ancora tutta quella storia magnifica degli ex officine reggiane. C'è questa parentela fra Ferrari e le reggiane, dei grandi progettisti Rocchi, Salvarani, Lampredi. C'era proprio un cordone ombelicale quello lì. C'erano fatti le officine reggiane dove gli avevano costruito degli aerei da caccia meravigliosi. L'R2000, ce n'è ancora uno al Museo dell'Automobile di Bracciano, di Vigna del Valle. Quando andavo a Vallelunga passavo sempre per vedere, per riportarmi poi alle mie origini universitarie. Ecco, tutto questo mondo aveva trasferito tutte le sue competenze anche nel mondo delle competizioni, quindi c'era anche proprio un trasferimento di conoscenze dall'aeronautica alla vettura da competizione, che in Inghilterra era un pochettino più esplicito, in Italia si diceva che non c'era, invece c'era e come, perché proprio la Ferrari ha avuto un impulso robusto da questo gruppo. Quale impulso hai lasciato in quella Ferrari? In Ferrari non ho lasciato niente, ho imparato soltanto, in Ferrari non sapevo, ero giovane, ero smanioso di andare in pista, avevo voglia di andare in pista, ovviamente in Ferrari c'era da fare tutta una gavetta. Sono andato via dove ho Ferrari, avrei dovuto pagare Ferrari, non Ferrari pagare me, perché io facevo i calcoli, chi ti mi dava i calcoli da fare, li facevo. Ho imparato che bisogna essere ordinato, perché è arrivato una volta a Ferrari, io non c'ero, mi ha lasciato un appunto sul tavolo con la sua penna viola, più ordine prego, allora da quel giorno io ero il più ordinato in tutto l'ufficio tecnico. Ma quindi non ho lasciato niente, ho imparato tanto, ho imparato, avrei potuto imparare di più se fossi stato di più. C'era Chiti, che era il primo che aveva portato in Italia la dinamica del veicolo, lo studio della stabilità, e Chiti leggeva molto, si era poi ispirato a dei ricercatori tedeschi, di Helmilliken, a von Eberhard, dei ricercatori tedeschi, e quindi c'era questo cambiamento, insomma, arrivava l'apertura di Chiti, che era uno che studiava molto. A Giampaolo, la storia in Ferrari come mai è durata poco? È vera quella che si racconta e che tu difficilmente ammetterai, che due caratteri forti con furia non potevano stare insieme, quindi uno doveva andare via? Ma assolutamente, ma per l'amore, assolutamente no. Oltretutto eravamo in uffici diversi. Oltretutto Forghieri ha fatto quello che avrei dovuto fare io, nel senso che lui era all'ufficio motori. Però a un certo punto Piero Ferrari e Enzo Ferrari hanno detto facciamo la nostra galleria evento, che più che altro era, non c'era nemmeno la bilancia, era per una simulazione dei flussi. E Mauro Forghieri nel suo tempo perso si è anche inventato questa sorta di micro galleria evento, dove comunque in Ferrari c'era un bravo modellista che col Pongo faceva dei modellini in scala 1 a 5, li provava in questa micro galleria evento e si cominciava a vedere certe forme che hanno avuto anche un grande successo, perché poi quando ha fatto quelle macchine che facevano le macchine Ferrari a motore posteriore, quelle che facevano primo, secondo, terzo e quarto, perché se ti ricordi c'erano delle gare in cui c'era primo Filippo, poi Von Trips, poi Meres e Ginter, non hanno mai fatto nessuno. Quando c'è stato il passaggio alle vetture posteriori, è stato il trionfo al 1500 posteriore, è stato il trionfo della Ferrari, quando gli inglesi sembravano dover dominare il mondo, che avevano cominciato loro per primi, che avevano portato la convinzione che la strada era quella. Quando io ricordo che prima di andare avevo letto sui giornali di un'intervista di Ferrari,
c'erano i motori inglesi, che l'architettura trovata dagli inglesi col motore posteriore centrale che si stava imponendo. A lui avevano chiesto, ma lei farà una macchina motore posteriore? Lui aveva risposto, io ho sempre visto i buoi davanti al carro. Allora sono arrivato... Frase impegnativa quella per la storia. Frase estremamente impegnativa. E sono arrivato là convinto che Ferrari avesse sposato un'altra storia. Poi quando sono arrivato là, Ferrari stava già lavorando al motore posteriore. Cioè, ah, ok. E quindi non è che lui non voleva che gli altri capissero, forse penso che volesse, continuate pure a pensare che io non lo farò mai. E intanto lui lo faceva. E infatti, poi dopo ha fatto quei miracoli che ha fatto, insomma. Quindi stai cambiando una visione storica di una frase che è sempre stata scolpita nei libri, ma in realtà la lettura è ovviamente diversa. Allora, io quando sono arrivato là, che dopo 2 mesi che lui ha fatto quell'intervista, stavano già lavorando su quel motore. E quindi è evidente che, insomma, no, lui era sempre aperto a tutto, lui avrebbe voluto, lui faceva, li provava tutte. Giampaolo, tu sei un grande sostenitore della Motor Valley e nell'inizio della tua carriera praticamente il triangolo importante, Ferrari, Maserati e Lamborghini, l'hai toccato tutto. No, anche De Tomaso, ho fatto anche un periodo. Anche De Tomaso con la Formula 1, certo. Mi ha permesso anche di conoscere meglio, di conoscere in diretta il mondo delle corse, che avevo sfiorato ai tempi della Maserati, quando aveva fatto la Formula 1 con Frank Williams, no, li ho girati tutti. Che Frank Williams hai conosciuto tu? Perché è stato un personaggio incredibile all'epoca, praticamente era venuto con le pezze sui pantaloni in Italia e ogni volta era capace di ripartire da zero, cosa che sua figlia non sembra in grado di fare oggi. Lui ogni volta è stato capace di ripartire da zero. Un personaggio meraviglioso, dal quale ho imparato tanto, e ci siamo rincontrati in un periodo in cui avevo già cominciato la mia attività, ma avevo fatto una consulenza con Lamborghini. Avevo conosciuto Walter Wolf e c'era William, diceva, trova qualcuno che mi dia una mano un pochettino con i motori. Ho messo Wolf in contatto con Williams, è nato un rapporto che ha permesso a Williams di superare un momento critico e poi ovviamente Williams è un personaggio incredibile, con una forza di volontà incredibile anche nella competenza, perché quando sono stato a vedere la sua sede in Inghilterra mi sono accorto di quali passi aveva fatto, di cosa era riuscito a costruire, veramente chapeau a quell'uomo. Lamborghini Miura, una macchina mitica che è un'icona dell'automobilismo moderno. Per te cosa rappresenta, Giampaolo? È la dimostrazione di come qualche volta, non dico l'incoscienza, ma quasi, ti permette di fare delle cose che non faresti se fossi più competente. Insomma, io dico spesso... Adesso non sarei più capace di farlo, perché c'erano tante di quelle cose nuove che se uno avesse saputo quali erano i problemi non avrebbe neanche cominciato. Allora, a Miura, l'automobilismo da competizione stava dimostrando che la soluzione vincente era quella del motore posteriore centrale. E a Modena si continuavano ancora a fare le vetture ad alte prestazioni col motore anteriore. Allora così, per hobby, una volta con un disegnatore, un progettista velocissimo e bravissimo, Pedrazzi, che era più o meno la mia età, ho detto, ma perché non proviamo a vedere a fare una vettura motore posteriore? E il limite era che c'era questo motore 12 cilindri che era lunghissimo, insomma, allora c'era la mania di fare le vetture col passo corto, avrebbe imposto di fare delle vetture lunghissime. Allora io spero che in Lamborghini ci sia ancora, abbiamo fatto come hobby, un tentativo di un disegno di una vettura a motore posteriore centrale col motore Mini, ma messo dietro, proprio il motore della Mini, era un disegno. Certo.
E abbiamo detto Lamborghini, diceva, ma perché Cavaliere non facciamo un motore, una vettura motore a trazione centrale? Ormai anche la Ford GT40 vince Le Mans con quelle, le macchine vincenti sono quelle, perché continuare con quelle? E la risposta di Lamborghini ha detto perché no. Allora a quel punto lì c'è stato un tentativo di vedere, di vedere come fare, e di vedere allora il cambio, ha detto lo facciamo dentro il basamento, quindi dici un basamento. Se funziona la Mini, il cambio, perché tutto il primo pensiero è ma ci vuole un nome diverso, ma la Mini perché non dobbiamo andare anche noi, infatti certo. Ha funzionato. Poi mi ha detto che dopo hanno fatto anche, c'è stata una versione con una fusione separata. Poi dove mettiamo la frizione? La frizione, ma perché non la mettiamo sopra il cambio, non facciamo una soluzione come fa la Ferrari nelle vetture da corsa. Il risultato, la prima macchina girava ma era rumorosissima, quindi abbiamo dovuto reinventarci come fare il passaggio da motore a cambio, dove mettere la frizione, che dove, prima era sull'albero del cambio, è stato messo sull'albero del motore, insomma è stato tutto ripensarsi con un, innanzitutto c'era la fortuna anche di avere un titolare estremamente tollerante, dire la verità eravamo anche velocissimi nelle risposte, ma lui era incredibilmente tollerante, era sbagliato, ma rifacciamolo, e ti permetteva di ripartire, di fare in fretta. C'erano i clienti che erano estremamente tolleranti, sentivano il privilegio e l'onere di essere clienti, ma di essere anche collaudatori. Quindi io credo che il numero totale di chilometri fatti prima della vendita delle vetture sia stato sui 30.000 chilometri, che adesso è un numero assolutamente incredibilmente ridicolo. Tutti i clienti diventavano poi collaudatori. Quindi l'idea FXX che la Ferrari ha saputo sapientemente lanciare in tempi moderni, con clienti che sono anche diventati collaudatori, in realtà ha un'anticipazione con l'attività sulla Miura. Vabbè, Ferrari lì sulla Miura, della verità, è stata un po' un'usurpazione, perché siamo entrati e abbiamo preso le conoscenze delle corse senza aver fatto le corse. In realtà, a dire la verità, Ferruccio Lamborghini era davvero convinto che noi avremmo dovuto fare le corse, soltanto che eravamo talmente e incredibilmente pieni che non è stato che non si poteva, non c'era tempo, perché c'era sempre da fare, perché c'era sempre da mettere a posto quello che avevamo fatto, da rincorrere, da migliorare, da crescere, quindi non c'è stato tempo, però non è che Lamborghini non voleva le corse. Lamborghini avrebbe voluto le corse, ma è stato diciamo impedito, insomma lui l'avrebbe voluto fare. Nel tuo cuore questa macchina che cosa rappresenta? È un percorso incredibile. È un percorso incredibile, delle volte mi sento un pochettino in colpa perché mi vengono dati i meriti di tutta la macchina, mentre lo stile è di Gandini, e senza quello stile incredibile non avrebbe avuto quel successo. Sarebbe venuta fuori una macchina un pochettino, Gandini era la prima macchina che faceva, non solo, per tanto tempo il nome Gandini è stato un pochettino mimetizzato, è stato tenuto un pochettino nascosto, perché da Giugiaro era appena andato via, da Bertone era appena andato via Giugiaro, e c'era la consapevolezza che se ne andava via un pochettino del prestigio della Bertone, quindi c'era forse la volontà di tenere sotto traccia quelli che erano gli stilisti, quello che era l'autore dello stile, perché fosse lo stile della Bertone. In effetti poi è risultato evidente che era Gandini, che era veramente, aveva una creatività incredibile, e lì ha dato il meglio di se stesso. Senza il suo stile quella macchina non sarebbe quello che è, con delle soluzioni anche, quindi vetri che si aprivano, insomma cose di tutto e di più. Però vista ancora adesso, insomma, non sarei più capace di farla perché avrei molte paure. Perché adesso che so quanti possibili problemi ci sono dietro l'angolo, sarei stato troppo più prudente, sarebbe stata più pesante. Mi ho fatto una macchina senza servofreno, perché non ci stava. Senza servosterzo, perché non ci stava, siamo riusciti a farla funzionare. Bellissimo. Però è figlia di una incoscienza suprema che, insomma, alla fine tutto è girato per il verso giusto. Giampaolo Dallara nel 72 a Varano de Melegari, dove è nato, decide che è il momento di diventare costruttore.
Come hai maturato quella cosa? Ma ho maturato perché io avevo preso il virus delle corse in Ferrari. Mi sono spostato in Maserati per troppa fretta per andare sulle corse e con Maserati sono andato subito con la 64 con le corse in America. Con dei personaggi incredibili, perché poi insieme alla 64 c'era la Cooper Maserati, sempre dello stesso team, del team Cunningham, e i piloti erano Roger Penske e Bruce McLaren. Parliamo mica di poco, eh? Parliamo mica di poco, in quel momento lì dove non c'era, non è come adesso, ripeto ancora, con la televisione ti è tutto più naturale. Allora, non tanto Roger Penske, che è diventato un personaggio dopo, ma il Bruce McLaren, le persone non l'avevano mai visto, insomma, non lo vedevi qualche volta in bianco e nero nei cinegiornali. Cosa ti ha colpito di Bruce? Perché era un personaggio un po' strano. Di una semplicità incredibile. Aveva il senso della meccanica e aveva, secondo me, aveva anche, ma senz'altro, aveva anche lavorato, costruito le macchine, quindi ti dava una mano, ti diceva cosa fare, cosa non fare. Non è il pilota che dice quello che la fa la macchina, è il pilota che dice la macchina fa questo e dalla mia esperienza se fai questo la miglioriamo. Ecco, quello è uno incredibile. Poi di una, no, uno che aveva voglia di lavorare, che vedeva nelle corse proprio il suo successo, diventava, era un grande. Ecco, tu hai vissuto questa fase estremamente interessante, perché è ciclico il ritorno del richiamo dell'America, ma quell'America era molto diversa da quella che stai vivendo oggi con le IndyCar? Allora, quell'America era un'America vicina all'Europa come corse. Perché, per esempio, per dirti, sempre con la 12 ore di Sibera, in occasione delle 12 ore di Sibrin, che sono andato là 1962 o 63. C'era poi una gara di 3 ore dove le Abarth 1000 hanno dominato tutto, fatto primo, secondo e terzo. E poi, nello stesso tempo, con Austin Healey correva Steve McQueen. Capisci? Cioè, Steve McQueen che corre lì e che era tutto in mezzo a loro, era tutto all'infuori di un personaggio, era quello che così, che veniva a vedere la tua macchina e che ti chiedeva come va. E quindi era l'appassionato e non il mito che rappresentava. Faceva la gara di 3 ore, quindi la gara di impegnativa, era la gara di supporto, certo. però era una gara di 3 ore. Dove c'era Jim Hall, che è quello che avrebbe fatto la Chaparra, che avrebbe inventato l'effetto suolo, che avrebbe fatto delle cose incredibili. Era come in Europa e non aveva niente a che fare con quello che è la competizione oggi, o quantomeno la competizione estrema oggi, dove adesso è tutto tecnologico, è tutto organizzato, è tutto rigoroso. No, la cosa che mi sta colpendo del racconto che stai facendo è che era in contaminazione di idee uno con l'altro, mentre oggi viviamo nella logica del segreto, no? Che bisogna tenersi in factory tutto quello che nasce. Il piacere di farti vedere quello che ho fatto. C'era il piacere di farti vedere quello che ho fatto, il piacere, e l'altro aveva la stessa cosa. Poi, io ricordo, adesso non sarei capace, se mi chiedessero di farlo, c'era il garage che era un po' distante dalla pista. Io avevo 26 o 27 anni e a un certo punto questo era il periodo Maserati, no? Era questo. C'era il capo officina, era Neri, quello che poi aveva fondato con Bonaccini, la Neri e Bonaccini, che era stata una grande azienda, officina, ma più che officina, un'organizzazione che gestiva le corse clienti, scuderie serenissime e cose del genere. A un certo punto Bonaccini, che era il capo dei meccanici, c'era da portare in pista, dice, portala a te. E allora io, mai sta salito sulla macchina da corsa, mi prendo su una macchina e vado a fare 5-6 km per portare la macchina in pista. Che adesso non lo farei, se mi dicesse adesso, ma dice, sei matto, si corrisco di distruggerla. Ecco, era un mondo incredibile, quello era. Adesso tutto è più rigoroso, ma in tutte le manifestazioni, adesso il tonettore faceva tutto, adesso invece il tonettore è uno che deve programmare tutto, che deve capire di meccanica, è un'altra cosa, è un altro mondo, forse è genuino anche adesso, allora era
ci mettevi più del tuo, adesso ci metti una fetta del tuo, allora ci mettevi più del tuo, tutti mettevano più del proprio. Torniamo alla nascita della Dallara Automobili. Allora, io ho preso il virus delle corse in Ferrari e poi è stato addirittura esasperato in Maserati, Lamborghini mi dice che le fa. E poi però non è che ha tradito, Lamborghini non ha potuto farle perché era troppo presa a fare le macchine stradali. Ma di De Tomaso le corse le faceva davvero, magari fin troppo perché in lì erano proprio quattro gatti e un pochettino meno. Poi anche De Tomaso viene acquistato dalla Fortes, non se ne parla più, allora ho detto qui se voglio fare le corse devo farle davvero da solo. Allora comincio. Qual è l'impatto di una morte come quella di Courage? Cioè chi segue una macchina e poi vede che succede un qualche cosa. L'impatto era un amico, è questo il discorso. Era andato a casa sua, conosceva suo, era un amico. Lì è stato veramente... E ti viene a pensare, ma ho fatto le scelte giuste, ha senso fare queste cose, l'impatto è stato... E dopo vai su, il funerale, da lui la cosa. E come si supera una tragedia interiore così, così pesante? Si supera pensando di dire io devo fare tutto quello che posso per fare meglio, per cercare di farla più sicura. Ed è l'unica soluzione. E effettivamente, non io, ma il mondo dell'automobile ha fatto dei salti incredibili dal punto di vista della sicurezza, comprese le macchine stradali, perché certo. Allora io compagno delle volte. Tu sai che ti ho chiamato spesso nei vari incidenti clamorosi di GP2, IndyCar, dicendoti Giampaolo, complimenti perché... Sì, però allora a quei tempi la sicurezza non era il primo punto della presentazione. La mia prima vettura, Fiat 500, aveva il serbatoio della benzina davanti al pilota. Adesso in quell'area c'è la zona di assorbimento d'urto. Ma non è solo la Fiat 500, anche la Porsche. Cioè, il bel serbatoio lungo davanti. E allora, quando faccio vedere delle volte qui nella nostra rampa espositiva dei giovani le nostre vetture, spiego proprio qual è stata l'evoluzione della sicurezza. Miura, serbatoio davanti, come la mia Fiat 500, a quel posto mi più comodo è davanti, allora la metto davanti. A quei tempi era così. Però non era solo quello, poi c'è la Lancia Beta Monte Carlo, il serbatoio era lì. Perché a quei tempi, al massimo, poi ci metti il serbatoio in gomma, sì, però prende un colpo forte. E anche arrivato, quando sono arrivati i rollbar, ma nei rollbar che non era previsto nessun calco, nessuna prova, non prevedevano neanche i controventi, era un tubo. E poco per, se guardi, tu prova ad andare a vedere... Formula 1 1960 o 1959. Serbatoio di fianco ai piloti. Ma è durato ancora un bel po' da quell'epoca. Non è il serbatoio come adesso che è in gomma dentro un contenitore. Quelli erano proprio a Modena c'erano degli artisti magnifici che facevano una tenuta ribadendo una sottile lama di piombo che si deformava. Per effetto di tutti i chiodi di tenuta e faceva la tenuta del serbatoio. Poi, se guardi ancora l'anno prima, c'erano anche le macchine col serbatoio dietro, quindi c'erano, se guardi, delle macchine fatte a Modena, Maserati o Ferrari, o in Inghilterra, serbatoi laterali, serbatoi posteriori e il serbatoio dell'olio, che è altrettanto infiammabile della benzina, era davanti, tutti inglesi, i serbatoi della benzina, delle vetture inglesi, Cooper e Lotus erano tenuti da nastri, dai nastri di gomma che venivano utilizzate sulle vetture d'estate per andare a tenere quelle. Le famose cinghie. Sì. Erano proprio dei cordoni di gomma per tenere. La sicurezza era quella, non c'era. Addirittura proprio l'esasperazione dell'attenzione alla prestazione, senza guardare la sicurezza, erano le famose Lancia F1 che avevano per migliorare l'aerodinamica fra le due ruote avevano i serbatoi della benzina. Adesso in quelle aree ci sono delle strutture di assorbimento d'urto, non deve esserci niente, solo assorbimento d'urto. È cambiato veramente il mondo e quindi e nelle corse c'è stato sempre una
un'attenzione maniacale, giustamente. Non solo, io sono stato per 25 anni, forse che di più, nella CSAI, sottocommissione, nella commissione tecnica della CSAI, o anche nella Single Seater Commission. Proprio devo dire con orgoglio che mai nessuno ha cercato di frenare l'adozione di misure più impegnative, perché tanto è uguale per tutti, non ha mai nessuno. Quindi è stata sposata tutta. E devo dire anche che è stato tutto. Se pensi però che quanto è migliorata l'automobile, non solo quella da corsa, 40 anni fa 12.000 morti all'anno, con un numero di vetture circolanti che è un terzo di quello di adesso, anche meno. Adesso sono 3. Per dire quanto è migliorato, quanti meno morti. La sicurezza, sono migliorate le strade. È migliorato il comportamento dei piloti, perché? Perché magari ti ritira la patente. È migliorato, però è migliorata molto anche la vettura. Adesso certo, i supporti di aiuto alla guida sono determinanti. Adesso fortunatamente, salvo, dicono che adesso la polizia stradale dice si è allentata la curva della diminuzione, perché il telefonino porta delle distrazioni. Però i miglioramenti sono assolutamente incredibili, c'è stato veramente un salto che e questo è stato sia nelle gare stradali che nelle gare. C'era un sacerdote di Modena che seguiva le corse, perché c'era anche bisogno di questi sacerdoti, anche l'indicare al suo prete che seguiva le corse. Aveva scritto un libro, il libro della gloria, dove c'erano i piloti morti ogni anno, ma erano dei numeri incredibili. Incredibili. Fortunatamente adesso è cambiato quel mondo lì, adesso le vetture sono molto, 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 molto più sicure. Ecco, nel prodotto di serie, quanto toglie alla fantasia l'esigenza della macchina sicura? Cioè, quanto induce ad avere macchine molto simili nelle scelte, che poi sono dettate o da leggi o da esigenze di sicurezza? No, io non credo che... Ormai la sicurezza è uno dei criteri di progettazione, insieme al fatto che la vettura deve essere anche... deve costare poco. La vettura deve essere poco inquinante. È uno dei parametri. Poi deve essere confortevole anche, poi deve avere anche le prestazioni, ma sai, adesso le priorità sono altre. Insomma, poi io l'unico difetto del sistema di oggi che vedo è l'incredibile continuo aumento di peso, che è una caratteristica che va in antitesi con l'aumento della sicurezza, certamente, ma potrebbe essere un aiuto alla prestazione, un aiuto alla riduzione dei consumi, un aiuto alla riduzione delle emissioni, il cammino inverso. Sì, ci sono delle soluzioni per fare la sicurezza anche a pesi minori, ma i costi sono anche alti, sono soluzioni come quelle. Quindi sarà una fase 2 quella del ritorno all'alleggerimento. Ma ho l'impressione che in futuro ci saranno due soluzioni. Ci sarà l'automobile di tutti i giorni. Quella che mi trasporto sarà... integrato, perché poi bisognerà allargarlo probabilmente. Come quella di tutti i giorni, quella per andare a lavorare, quella che è il tuo supporto di lavoro, insomma. Che anche se fosse autonoma... ti importa poco, perché tanto non è che ti diverti a fare tutti i giorni la stessa strada. E quella lì dovrà essere basata sulla sicurezza, sulla sicurezza. Poi penso che ci potrà anche essere una vettura che adoperi nel weekend, come la motocicletta. La motocicletta adoperi quando vuoi divertirti, che ti voglia dare le stesse emozioni. All'ara stradale, no? Che può dare delle emozioni ad andare. Che poi quando vuoi sfogarti, passi poi per una pista, allora lì puoi anche superare i limiti di velocità e puoi permetterti di vedere, di divertirti in sicurezza. Torniamo alla Dallara, perché vedi, stiamo parlando, vengono temi sempre molto interessanti, ma non siamo ancora riusciti a arrivare al punto dell'inizio della storia della Dallara. Che succede quindi? Sì, e la prima vettura, ovviamente, sai, tutte le cose che fai poi ti rimangono, è tutta un'evoluzione. La prima vettura era un micro clone della Miura da competizione, cioè vettura, motore posteriore, trasversale centrale, ovviamente era il motore di una Fiat 128 che è preso davanti, lo metti dietro, fai
Coccolotti, perché a Modena c'erano e ci sono ancora dei costruttori di cambi. Ti inventi un po', perché non avevamo la galleria vento, un po' una forma aerodinamica con le ruote coperte. Allora il regolamento diceva: posizione di guida, le vetture devono avere almeno due posti. Allora ho fatto la posizione di guida centrale con due posti laterali. Ecco, questa fu una grande innovazione per l'epoca, sì. Perché per il bilanciamento della macchina era un salto avanti. Era più facile fare la vettura, anche perché facevi due tubi di fianco. Insomma, era tutta semplice. Era un po' ritorno alle origini, quella vettura che era stata fatto, quel disegno fatto con il motore Mini per Lamborghini, quello che aveva indotto Lamborghini, eccetera. Ma vabbè, facciamo sta vettura motore posteriore centrale. E allora lì cominci poco poco. Allora c'era Abarth che stava abbandonando il settore, c'era Romeo Ferrari che faceva dei motori meravigliosi. Noi prima eravamo partiti con un puntando solo sul telaio, con un motore con la testa originale, poi abbiamo fatto per la prima volta, abbiamo fatto anche una testa di motore, abbiamo lavorato sul motore. Romeo Ferrari era sempre insuperabile sul motore, ci rifacevamo con la stabilità, abbiamo cominciato a farci vedere. Poi c'è stata la conversione in corsaiola della X19, che è quella che ci ha portato una clientela anche fuori dall'Italia, che ci ha portato ad andare anche all'estero, ad allargare un po' il settore, che è quella che ci ha portato in Lancia, perché la X19 ci ha portato a Audetto per conto di Infiori, insomma, perché non vieni a lavorare con noi per fare la Lancia Beta Monte Carlo, che è stata una scuola incredibile. È stata una scuola, evidentemente, per certe laistica importante, ma è stata anche una generazione di piloti italiani che poi hanno avuto una grandissima opportunità di mettersi in luce. Sì, poi c'era questo Fiorio che era magico, perché riusciva anche a trovare, lui aveva la voglia sempre di avere i migliori piloti italiani, quindi nelle sue macchine. Allora poi la Formula 1 non era così impegnativa come tempo, come adesso uno che corre in Formula 1 può fare solo Formula 1, perché Con 22 Gran Premi in calendario è evidente. Allora era molto più morbida, insomma, quindi uno poteva fare Formula 1, anche perché poi le gare di durata erano 3-4 gare. E lì c'è stata la possibilità di fare delle prove in galleria vento, di fare le cose meglio, di imparare tanto di più. Con quella macchina che ha vinto delle gare importantissime, il Giro d'Italia da allora era qualcosa di incredibile. Quando pensiamo alle macchine che partivano da Torino, che andavano giù fino in Sicilia, tornavano indietro, le gare in salita, era l'equivalente del Giro d'Italia, ma un qualcosa di inimmaginabile oggi, dove per esempio a Modena ricordo che correva, sì, credo fosse a Modena, che anche Villeneuve ha fatto due o tre giri sulla macchina, anche lui ha fatto un pezzo di gara, c'era di tutto di più, insomma era... Poi lì è cominciata l'altra collaborazione, l'MP, la LC1, LC2, un partner che fa le cose per bene, che ti permette di dedicare più attenzione allo studio. Ci eravamo fatti la galleria vento, quindi abbiamo cominciato a fare un po' di prove in galleria vento. Insomma, poi la Lancia è stata quella che ci ha fatto crescere, anche rafforzato dal punto di vista economico. Insomma, potevamo prendere il tornio nuovo, la fresa nuova, insomma. Non che Fiori era ovviamente inevitabilmente giustamente in corto braccio, però con dei programmi grossi, insomma, c'era un bel po' di volume, potevi prendere qualche collaboratore in più, insomma, diciamo, la crescita nostra è molto figlia della Lancia. C'è stata anche la Lancia Stratos, che secondo me nel mondo dei rally e non solo ha rappresentato un'icona importantissima. La Lancia Stratos è stata una consulenza, lì è figlia essenzialmente di Gianni Tonti. Noi abbiamo aiutato nella messa a punto della macchina, delle sospensioni. Beh, aveva avuto una nascita un po' travagliata. Devo dire che da quando ci hai messo le mani tu è cambiata la logica. Questo lascialo dire a me, non ti voglio mettere in difficoltà, ma questa è la storia. No, beh, insomma, comunque, era una macchina che avevano già fatto Rai, che aveva avuto, ne sono state fatte 500 di quelle macchine lì, il solito Fiorio, che è sempre un incredibile vulcano, insomma, prende un motore Ferrari, lo mette insieme, con pochissime risorse è riuscito a fare una bella cosa. Provate, mi ricordo, la provavano quella macchina nella galleria vento
Scala 1-1 di Pininfarina, insomma, è stato... ricordo le prime gare alla... in Spagna, poi le gare, in... insomma, certe gare magnifiche, la Ronze-Venor, una gara stupenda con dei piloti che poi sono diventati amici, insomma, è stata una bella esperienza anche quella, dai. Ne ho avute tante, fortunatamente, di belle esperienze. Ah, sicuramente, no, c'è solo da scegliere, Giampaolo, ma Formula 3, genealogia di un mondo... Quando è arrivato il Formula 3? Il Formula 3 era tutto tedesco, però dice a un certo punto poi tu devi l'esame per devi pur darlo, insomma. Quindi la decisione, siamo partiti, la macchina non era eccezionale, il pilota era buono, Pardini era molto bravo, siamo riusciti anche a vincere il campionato italiano, avevamo le gomme Pirelli che erano, fino a quando si sono impegnati davvero, erano molto performanti e ci ha permesso poi anche di arrivare all'estero con... di sfidare gli inglesi, che sembrava un mondo impenetrabile, e l'abbiamo sfidato quando abbiamo fatto i primi telai con fibre di carbonio, quindi telai che erano più semplici, più affidabili, più robusti anche. Lì è stato anche con la collaborazione di Harvey Postetway, che ho conosciuto, che avevo conosciuto ai tempi di Williams, che mi ha permesso di capire un po' questo mondo. Abbiamo fatto un telaio senza nessuna esperienza, che mi ricordo il primo non riuscivamo più a staccarlo dallo stampo, per fare il telaio abbiamo rotto anche lo stampo. È stata tutta un'incredibile, la mia vita, una incredibile sequela di errori, ognuno di quelli ha dato una lezione. Non scommesse, più che errori, perché mi sembrano poi scommesse vinte, no? Siamo riusciti a ripetere, insomma, sì, però insomma, erano, dico errori perché abbiamo sbagliato anche tanto. Però abbiamo sempre... Ma quando sperimenti sei al 50% che ti possa andare bene e 50% no. Adesso è diverso perché fai molto più simulazione, certo. Fai molto più calcolo, hai le attrezzature. Agli uomini preparati e le attrezzature per fare tanti calcoli e le prove sperimentali. Il mondo del motorsport è anche, diciamo, è un mondo non più ricco, dove si spende di più, quindi puoi permetterti di fare anche un telaio, fare la propria fatica. È un mondo anche cambiato in termini di sicurezza, per cui pretendi di più, i regolamenti sono più rigorosi. Allora, qual era il fatto che tu avessi una galleria del vento? Cioè, quanto è stata importante quella intuizione? In quel momento là è stata quella che ci ha permesso di battere gli inglesi, perché noi avevamo un'aerodinamica migliore. È stata solo quella. Perché si sapevano fare gli inglesi le macchine. Il telaio in carbonio ma non sarebbe stato sufficiente, è stata la galleria vento. La galleria vento anche lì. Una rivista, guardate come è fatta una galleria vento su Del Mar in Inghilterra, abbiamo ridotto le dimensioni, abbiamo preso un motore elettrico, ci siamo fatti tutti in casa. Mi ha raccontato che è stato Enrico Scalabroni a disegnartela, giusto? Sì, è vero. In quel momento c'era Enrico Scalabroni, copiato da una rivista inglese, dei bei collaboratori, Enrico Scalabroni è uno di quelli che poi dopo ha fatto una magnifica strada. Ha fatto tante cose, è stato direttore tecnico Ferrari, direttore tecnico di Williams. Ma tu ti aspettavi che dall'ARA che ha realizzato con una piccola galleria del vento una Formula 3 diventava il costruttore di automobili da corsa più importante, più grande a livello mondiale? È venuto tutto per caso, insomma, la mia vita è stata professionalmente sono stato baciato dalla fortuna, c'è stato un sacco di sliding door che hanno funzionato nel modo giusto. Come siamo arrivati in America? Piero Ferrari viene da noi e dice: vorrei fare una vettura, non ce ne sono tanti, macchina motore posteriore centrale, la 333. Un cambio progettato e costruito a Modena da un ex, non mi ricordo il nome, da un ex Ferrari. E la vettura ha funzionato, ha vinto in America tantissimo, ha vinto tanti campionati d'America, ha vinto tanti campionati d'Europa.
stata una lettura veramente che ha vinto tanto, tanto, tanto. Ti sei tolto delle grandi soddisfazioni, ma in parallelo ai risultati della pista... Guarda, guarda come è arrivato, ti spiego l'IndyCar. Sì. Uno dei team, Andy Evans, aveva una vettura... In 3-3-3, me lo ricordo benissimo. In 3-3-3 e aveva anche una squadra che correva in IndyCar. Arriva la scissione fra IndyCar e il circuito di Indianapolis. Il circuito di Indianapolis si era accorto che era come si potrebbe dire, il gioiello della IndyCar, però era considerato come tutti gli altri circuiti. Insomma, era una delle 10 gare. Allora IndyCar, Tony George ha detto, noi partiamo, facciamo la nostra scelta. Era l'IRL. Era lì la Indy Racing League. Sono venuti da noi e hanno detto, tu saresti disposto a fare 15 macchine per noi? Ovviamente dici, come no, certo. Sì. E la prima volta di solito le macchine vai là, tutte le devi vendere una per volta. Adesso vai con i campionati, con le monomarca, ti capita anche di vendere tutto il pacchetto o perlomeno di programmare tutto il pacchetto. Ma allora erano tutte una a una. Sono venuti a cercarci. Sono venuti, mi è venuto a cercare Piero Ferrari, ma sono andato lui, Piero, ma non lo conoscevo neanche bene. È venuto quasi tutto professionalmente, proprio sliding door uno dietro l'altro che giravano nel verso giusto. Ecco, ma quanto vincere nelle corse, avere la galleria del vento, è stato fondamentale nell'aprire delle linee di sviluppo con i grandi costruttori, cioè quei rapporti dove c'era un pezzettino di Dallara, anzi tanto Dallara, in marchi che poi sono l'espressione dell'automobilismo sportivo. Allora, in questo momento noi diciamo che abbiamo tre specializzazioni: aerodinamica, dinamica del veicolo e le strutture in carbonio. Senza quelle lì saresti finito. Senza aerodinamica noi non avremmo passato l'esame. Avremmo vinto qualche gara, avremmo vivacchiato, avremmo fatto del tuning sulle vetture da turismo, delle altre cose, ma non ce l'avremmo fatta a esplodere. Tutta l'aerodinamica della 333 era stata fatta in quella galleria vento, tutta l'aerodinamica delle prime IndyCar, dove all'inizio nella IndyCar c'era competizione. Certo. Senza galleria vento noi saremmo stati a pagina zero, non ce l'avremmo fatta. Non mi ricordo male, ma c'era la J-Force, no? Giusto? La J-Force, sì, la J-Force. Non ce l'avremmo assolutamente fatta, sarebbe stato impossibile. È stato quello che ci ha permesso di andare avanti. E adesso poi ne abbiamo fatto una seconda, adesso abbiamo fatto la terza, con sempre poi tutta la crescita del CRD, adesso sempre più raffinato. Prima provavamo un assetto, adesso poi dopo abbiamo cominciato a fare picchiata e cabrata, adesso proviamo 70 assetti, perché proviamo la vettura dritta, picchiata, cabrata, a diverse altezze, poi la proviamo il rollio con diversi angoli di rollio, diversi angoli di sterzata, diversi angoli di rollio e diverse gomme, sterzata di gomme. Adesso si prova tutto il funzionamento della macchina e si cerca di far funzionare bene la macchina su tutto. E poi non è meno sufficiente perché ci sono certe condizioni che le vedi soltanto col CFD. Quando devi preoccuparti di fare una macchina, quando fai delle macchine, devi monomarca, li devi fare in modo tale da facilitare il sorpasso, quindi devi fare in modo che la macchina che è dietro non sia disturbata troppo. Se no in curva ti deve stare molto distante, deve andare più piano, deve essere distante, non prendere neanche la scia. Quindi stiamo imparando anche a fare quelle cose lì, c'è tutto questo senza galleria dietro, non vai da nessuna parte. Ma quanto è stata di nuovo una grande intuizione introdurre nel sistema Dallara il simulatore ragno della Moog uguale a quello della Ferrari per fare un ulteriore salto in questo campo che è quello della simulazione? Anche lì noi ci rendevamo conto che ci stava sfuggendo la dinamica del veicolo perché c'erano qualche squadra di Formula 1 che aveva dei simulatori importanti. A un certo punto da Ferrari ci dicono, noi avevamo queste relazioni di lavoro così periodiche con Ferrari, quando c'era una forma attività, l'altra, non c'era una attività continua.
ci dicono: noi dobbiamo comprare un nuovo simulatore. Se lo compriamo insieme possiamo dimezzare i costi di sviluppo. Allora, a un certo punto Ferrari credo andasse al loro simulatore, che è un simulatore del gruppo Fiat Torino. Allora mi sono detto: se lo facciamo soli rischiamo di sbagliare, loro ne lavorano già, loro sanno com'è quel mondo, se lo facciamo insieme diminuiamo incredibilmente la possibilità di sbagliare, se va bene per Ferrari va bene anche per noi. E quindi poi dopo lì è venuto poi anche il nostro Seven Post, dove cerchiamo sempre di migliorarlo. Ecco, il tentativo nostro è sempre di essere all'altezza dei bravi, e per i bravi ovviamente io mi riferisco in modo particolare di avere le attrezzature che hanno i migliori. Ecco, tu hai avuto fortunatamente sono circondato da giovani bravi, 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 perché i giovani italiani non dico che siano migliori degli stranieri, ma certamente sono bravissimi, non sono secondi a nessuno, e anche le nostre università insegnano a sti ragazzi a imparare. E allora magari arrivano fuori che non conoscono l'ultima release di calcolo, l'ultima release per fare la progettazione, ma quello lì vuol dire poco, tanto fratelli sono parati, sono sventissimi a imparare la seconda. E quindi io ho quella fortuna lì di essere circondato da ragazzi giovani che ne hanno voglia, e è un mestiere che piace ancora, quindi posso scegliere anche bravi. Solo, per completare il ciclo, ti sei inventato in casa un master, un ciclo di universitario che sicuramente frutterà nel territorio della Motor Valley teste pensanti italiane ad altissimo livello, che non avranno l'ansia di scappare all'estero, ma cercheranno poi di restare qui per il territorio che l'automotive è in grado di offrire. Allora, questa è stata un'iniziativa parallela della regione e dei costruttori della regione. Vero. Che prima si sono messi d'accordo, poi c'era la fortuna che l'assessore alla formazione era il professor Bianchi, che era stato rettore dell'università di Ferrari. Per lui era più facile collegarsi con l'università, le quattro università insieme, questa laurea in inglese, e veramente adesso c'è il piacere di vedere questi ragazzi che vengono da tutte le parti. E il nostro grande piacere è poterli mettere in contatto con i grandi personaggi anche dell'automobile, che vengono qui a spiegare a loro, o i tecnici della Pirelli che spiegano come fanno le gomme, quelli delle X-Track che spiegano come si fanno i cambi di velocità, quelli della Magneti Marelli che spiegano come si fa la parte elettrica e elettronica. Ecco, c'è tutto questo, insomma, cerchiamo di farlo bene, insomma, io credo che siano pochi. Ecco, ma è una parte di paese del quale dobbiamo essere orgogliosi, e dove potrebbe nascere un qualcosa di un'Italia che riparte per davvero, non con le chiacchiere che sentiamo tutti i giorni. Allora, questo funziona per davvero, i ragazzi sono bravi, non solo, tutte le case sono impegnati a fare a loro dei master, dei percorsi di formazione, insomma, funziona. Quando sono iniziati, penso, quelli che hanno fatto il corso di motori, sono stati una quindicina di giorni a Maranello a montare un motore. Quando mai l'avrebbero potuto capire come è fatto un motore da competizione oggi? Ma la realtà è che tutti sono messi a disposizione proprio con estrema e incredibile apertura. Quelli che fanno le motociclette, che sono inducati a vedere come si vanno le motociclette. Quindi il segreto è che al di là di avere delle consulenze, personaggi avanzatissimi per conoscenza, puoi metterci le mani, che era un po' il segreto con cui tu hai imparato all'inizio, sì, a Maranello. Le vedono, perché poi, per esempio, qui da noi oltre ad aver dato in comodato gratuito all'università, perché sono gestite l'università, certo, anche certo, se molti dei nostri insegnano, una parte della nostra Academy dove ci sono le aree, ci sono quelli dell'università, ma i nostri laboratori sono anche i laboratori della scuola, quindi sono là sti ragazzi, quando vedono che insieme ai loro esperimenti sta facendo la prova fatica
di un braccio della sospensione, sono lì che, o di un'ala, sono lì che cercano di capire, e sì, e poi insomma adesso abbiamo anche occasione di capire quali sono i bravi, quali sono quelli. Anche se Ferrari è sempre lì con gli occhi aperti, cercando di mettere la Ferrari, perché con Ferrari non competi, insomma, quando Ferrari chiama, ancora adesso tutti, ovviamente, naturalmente, però anche la possibilità quando fanno delle macchine ad alte prestazioni di andare in Lamborghini, di andare in Maserati, insomma, è unico questa opportunità. Chi può avere una cosa di quel genere qui? Ecco, Chi può tu avere? praticamente gestisci il mondo delle monoposto a livello monomarca, ne hai il controllo, però poi ti sei messo in sfida perché hai fatto anche l'LMP2, che è una macchina che invece va a sfida con altri costruttori e devo dire che con marchi diversi si è tolto delle belle soddisfazioni perché a Daytona arrivano successi a raffica uno in fila l'altro. E adesso ci si aspetterà la vittoria a Le Mans. Sì, anche se sono ritornato, quella lì era una necessità per noi tornare alla competizione vera. E hai assaporato anche il lunedì amaro, o la domenica sera amara, perché quando torni sconfitto, non è, insomma, non è la domenica sera quando perdi, non è, poi io per carattere cerco di dimenticare, cerco di ripartire. Ma in Europa c'è da Norvegia che le abbiamo prese spesso più di una volta, insomma, in Europa vanno meglio loro. In America, come diverse, la collaborazione Cadillac. con Cadillac ci ha permesso, lì è andata molto bene, qui diciamo estremamente positiva, e adesso la nuova LMDH, la nuova generazione, promette di essere ancora interessante perché sarà proprio la categoria che potrà correre per vincere anche le 24 ore di Le Mans. No, non solo, ma il paradosso è che potrebbero arrivare grandi costruttori, se io sente Rumors, Porsche. Ma se dovesse fare l'LMDH, probabilmente verrebbe anche la Ferrari a bussare alla porta di uno dei costruttori omologati e Dallara è uno dei nomi più accreditati. Questo credo sia un ulteriore valore del grande lavoro che tu hai sempre fatto in consulenza, in co-engineering con le grandi case. Perché non l'abbiamo detto, ma tutta la genealogia Audi della storia straordinaria alemana è molto legata a Giampaolo Dallara. Sì, però poi loro sono diventati anche E ti dirigenti. gratti la testa perché entriamo in quelle aree No, grigie dove parli, non parli. sono bravi loro, il merito è loro. Abbiamo sempre degli ottimi rapporti, sia col gruppo Porsche, col gruppo Audi, che con Lamborghini, col gruppo lì, poi ovviamente, fortunatamente anche in Italia con Maserati e con Ferrari abbiamo opportunità di fare delle collaborazioni, insomma, sì, è una delle nostre attività alla quale siamo molto Dimenticavo Lamborghini, nella lista, perché adesso devo far mente locale perché hai attività con No, lì tutti. abbiamo, sì, col GT3, con la loro trofea abbiamo lavorato molto, insomma, continuo ancora adesso, insomma, abbiamo Ma il piede. potrebbe succedere un paradosso che Dallara va a vincere a Le Mans, virgolette, sfidando Ferrari, e Ferrari viene a sfidare Dallara in IndyCar sarebbe un po' un ribaltamento dei mondi, no? Io credo che sia. No, noi, per come adesso, i costruttori della parte comune siamo noi, Oreca, Multimatic e Ligier. E così sarà. E poi c'è la Ferrari che sarà responsabile del motore, della parte aerodinamica, della parte carrozzeria. Se lo farà, speriamo. Cadillac sarà la stessa cosa. Almeno che la Ferrari non decida di puntare sull'ipercar sperando di trovare un bilanciamento di prestazioni fra due macchine con una storia totalmente diversa. Sì, anche se il tentativo di tutti è fare in modo che le due macchine siano equilibrate. Ma pensi che sia possibile? Beh, sì, perché le macchine poi sono provate in galleriamento per vedere l'aerodinamica.
E poi avete possibilità di vedere la coppia vera delle vetture, cioè è abbastanza facile. Poi sì, ci sarà sempre qualcuno che va un po' meglio, un anno andrà meglio, un anno andrà. Però in principio fare un qualcosa del possibile da tenere tutto nell'ambito delle piccole differenze prestazionali, per cui un piccolo contrattempo, un qualcosa che gira male, un testa a coda può permettere a uno non ci calato di vincere. Ecco, Penske, il tuo amico del 1962, il colosso che adesso ha il controllo di IndyCar, ovviamente del catino dell'Indiana, ha detto chiaramente: va bene che venga la Ferrari, il suo CEO ha specificato inoltre che il discorso telaistico anche col nuovo regolamento non si tocca, rimane dall'ARA, se vuole la Ferrari venga col motore. No, la Ferrari farà quello che hanno fatto gli altri, che farà il motore, ma magari ci saranno anche delle altre libertà, insomma, se viene Ferrari secondo me vuol fare qualcosa di più. Quando dici libertà, siccome loro hanno vincolato il telaio ad Allara, cosa vorrebbe poter dire? Potrebbero esserci delle libertà di carattere aerodinamico, di carattere motoristico. Non so, ecco, quindi più libertà nella ricerca sullo sviluppo del prodotto base. È possibile, non lo so, anche se in passato l'esperienza indicare è stata che quando avevano liberalizzato troppo l'automobile si erano alzati troppi costi e loro sono tornati a standardizzare per limitare i costi. Crescevano anche le prestazioni e c'erano anche problemi legati alla sicurezza. Quindi, ma quello erano problemi legati, cioè, la sicurezza americana poi è tutta un'altra cosa, cioè c'è la sicurezza, poi anche sicurezza al ribaltamento, perché in certe condizioni quando vanno a 90, quando negli ovali ad altissima velocità, se strisciano a 90 gradi possono ribaltarsi, allora c'è un'aerodinamica che tenga conto di quella. La sicurezza quando uno macchina tocca l'altra, che tende ad alzare il muso, che non deve ribaltarsi. Ma lì, viene... Come giudichi l'aeroscreen che è stato adottato quest'anno sulle monoposto di Formula Indy? Beh, senz'altro ha le stesse caratteristiche di resistenza agli urti che ha il normale, perché gli schemi di omologazione sono gli stessi. E poi c'è quella struttura che può proteggere dall'impatto di oggetti, non so, un'ala o cose del genere, perché è stata testata proprio in modo molto... Ma la ritieni una cosa che era necessaria? Beh, sì. Perché nella parola monoposto vedere queste strutture che allontanano di nuovo la visuale del pilota non è bellissimo. Però secondo me la strada sarà un'altra, perché il pilota vede il casco, non vede gli occhi. Sì. Neanche prima, perché erano nascosti. Ecco, lì il motorsport va a fare un salto di qualità, dovrà far vedere allo spettatore, a Nunez, a Giampaolo Dall'Ara, quando va, dove stacca il pilota vincente, che traiettoria fa, che accelerazione fa quando comincia ad accelerare. Quindi aggiungere degli strumenti di comprensione della corsa attraverso le opportunità. Lo sforzo che fa, magari anche le sue frequenze, le sue pulsazioni. Cioè, mentre nell'atleta tu vedi il gesto atletico. Certo. Tu vedi come salta, come corre il calciatore, vedi quello che fa. Nel pilota vedi il risultato, vedi la sintesi, ma non capisci, non vedi niente di lui. Vedi che segui da pulito, vedi se non fa errori, ma come, attraverso come passa ad andare forte, se è costante, quanto varia dall'uno all'altro, come il confronto con gli altri, tu non lo vedi. Dovranno darci adesso che c'è il modo di poter vedere anche quello. Ieri Marelli o MP hanno lanciato un sottotutta che è in grado di raccogliere battito cardiaco e frequenza respiratoria, quindi si comincia a inserire nel sistema telemetria macchina una telemetria uomo, quindi si va nella direzione che stai dicendo tu. Ma ci sarà la possibilità di vedere quello che fa il pilota, di vedere quando frena, quando accelera, la sua traiettoria, se è sempre uguale. Ci saranno tante cose da vedere, tante cose, come fa per preparare un sorpasso, come fa per uscire prima. Veramente è un mondo da scoprire. Poi voi giornalisti dovete continuare anche voi a fare la vostra parte, tenervi preparati, aggiornati perché ci vorrà una competenza diversa.
Che lasceremo ai giovani, è meglio. Ma no, ma fate, si fa ancora fare. Faccio tempo io che ho 84 anni, ci avete pensato. No, per me tu sei un mito. Per me sei di nuovo come Enzo Ferrari, con una modalità diversa, un mito vivente, perché sei un visionario, e il termine ovviamente per quello che mi riguarda è nell'ottica positiva, cioè di chi ha la visione del futuro prima e quindi riesce a cogliere i cambiamenti del mondo, in questo caso nell'ambito automobilistico, che tantissimi non riescono ad avere, e riuscire a trasferirlo sempre in qualcosa che arriva ai giovani e poi arriva anche al prodotto, è un merito che noi, come mondo di chi apprezza questo mondo, te lo dobbiamo riconoscere tutto, assolutamente. Per l'amor di Dio, dai, sono complimenti troppo importanti. Io no, sono la verità, è una fotografia della rete. Mi diverto ancora a fare questo mestiere. Ed è quello il bello. Quando vedo con questi ragazzi, io mi piace confrontarmi con loro. Mi piace sentire le loro opinioni, mi piace sentire perché vogliono andare in una certa direzione. Mi piace qualche volta tentare di spostare la mia direzione, poi se mi piace ancora di più quando sono convinto da loro a cambiare strada, e mi capita anche quello lì. Togliami una curiosità, e adesso entro in uno piccolo angolo di privato, ma il Dallara Giampaolo dell'inizio aveva costruito la sua azienda sulla famiglia. A un certo punto aveva avuto una gravissima tragedia, sembrava una troncatura, un disastro, e sei ripartito. Quel segno cosa ti ha lasciato? Questa figlia che era coinvolta, un'aerodinamica molto brava, quindi anche nella logica di quello che era lo sviluppo dell'azienda. E che cosa ha rappresentato il Pontremoli, che poi bene o male è diventato al tuo fianco l'uomo che ha dato un'impronta alla Dallara di oggi? Ecco, il momento è stato senz'altro molto duro. E adesso ritorno a quel momento quasi con nostalgia, insomma, io ricordo. Perché poi quelle Formula 3 aerodinamiche erano di tua figlia, no? E riguardo, no, erano dell'altra che c'è ancora, quella qui ne mi accompagnava. Non tocchiamo. No, mi ricordo i viaggi che facevamo, ho fatto con mia figlia delle cose incredibili, di nascosto anche da mia moglie, che non avrebbe permesso, perché una volta siamo andati, quando c'era una gara, in California, non ricordo più il nome, e siamo andati via qualche giorno prima e siamo passati da Las Vegas, e mia moglie dice: ma cosa è andata a fare a Las Vegas? Ma così, per vedere, già che ci siamo, andiamo a passare lì, passiamo poi la Death Valley, voglio vedere, ha detto, Zabriskie Point, dove hanno girato il film. E invece ci siamo andati a Las Vegas, ci siamo lanciati col paracadute da un aereo. Poi dopo siamo andati a Colorado a fare il rafting, una cosa che quando l'ha saputo è diventata matta, no? Facevamo delle cose incredibili. Eravamo anche amici quando eravamo fuori. Lo rivivo con nostalgia, sono poi i nipoti, l'altra figlia, così mi hanno permesso di superare questo problema. E fra l'altro, sempre legata alla famiglia, Di Notoso, un altro aerodinamico, è proprio il ceppo familiare. Sì, c'è un po' tutto. Ma soprattutto c'è che ecco, io mi diverto con i giovani, perché è sempre una sfida nuova. Quando con questi giovani si dice: ma perché non proviamo a fare questo? E questi che ci mettono il loro punto di vista, che è diverso dal tuo, che magari ti sembra sbagliato, ma poi che dici: ma forse sai che potrebbero avere ragione loro, che ti viene la voglia di dire: ma proviamo a vedere, per vedere se hanno ragione, e hanno quasi sempre ragione. Ecco, questo qui mi diverte da morire. Cosa ha portato Pontremoli? Cosa ha portato Pontremoli? Pontremoli che è anche socio adesso. Certo, certo. Io non sapevo gestire l'azienda, era mia figlia che avrebbe dovuto fare, era Caterina che avrebbe dovuto fare quello. Pontremoli è A, legata al territorio, B, ha un'esperienza manageriale incredibile partendo dal basso. Era amministratore delegato, era presidente di IBM Italia, era responsabile della ricerca di IBM Europa, insomma, una conoscenza incredibile.
in un settore nel quale noi eravamo assolutamente carenti, ma soprattutto noi non sapevamo, non saremmo stati capaci di gestire l'azienda in un mondo complesso come adesso. Saremmo rimasti più piccoli, saremmo rimasti più nazionali, avremmo evitato anche certi contatti. Insomma, quando penso alla, come ero naif quando facevi i contratti, non ero preparato, insomma. Ho capito che sarebbe stato rischioso, che non avrei potuto farcela da solo. Poi lui, che essendo più giovane, ha ancora più entusiasmo di me. Ci troviamo bene, qualche volta abbiamo qualche divergenza di opinione, ce ne scambiamo e rimane lì e poi cerchiamo di trovare una via comune. E è quello che garantisce il futuro per i prossimi 10 anni, ma insieme adesso stiamo già pensando a quello che sarà dopo di Pontremoli. Questo perché? Perché quando vedi tanti ragazzi che magari si spostano dal sud, dal nord, perché qui le università italiane sono brave tutte, quelle del nord e quelle del sud, anche quelle di Parma ovviamente, ma quelle dell'Emilia Romagna sono brave. Questi ragazzi vengono più bravi, si spostano, fanno il mutuo, mettono su casa, fanno i suoi amici. Non puoi preoccuparti di dare una soluzione che garantisca per un tempo ragionevole per loro che la possibilità di lavoro non sia un problema. Quello lì è il minimo minimo. Quindi adesso si sta, poi sarà un compito di Pontremoli, perché io ho 84 anni, ci avrò ancora qualcosa, ma ormai la mia parte l'ho già avuta, insomma. Quando ero giovane, quelli della mia età li chiamavano Pepe Asch, Paspaliver. Io spero di passarne più uno. Però lui si preoccupa già di come formare quelli che, quando anche lui dovrà ritirarsi, potranno gestire l'azienda. Con che idea? Non di diventare grossi, diventare una multinazionale, pensare. Noi la sede in America ce l'abbiamo perché dobbiamo avere, ma non è che vogliamo anche andare là, non vogliamo acquisire. Noi soltanto avremmo potuto anche risolvere i nostri problemi personali. Qualcuno ci ha chiesto se volevamo... perché quello che interessa è che per il territorio ormai è una cosa importante, territorio siamo in 650, che ci sia un futuro non di ingrandimento, ma di crescita aziendale, di crescita per quelli che ci lavorano. Ecco, il ruolo che c'è, che quello che ha garantito Pontremoli fino adesso è quello che dovrà garantire Pontremoli in futuro. Grazie visionario Giampaolo Dallara, sono orgoglioso di questa chiacchierata che ci hai regalato. Amici di motorsport.com, commentate qui sotto perché ce n'è in quantità industriale. Casomai ci risentiremo per una seconda puntata. Grazie ancora Giampaolo. Incontro bellissimo. Grazie. Ciao.